Visto che in tanti mi avete chiesto di fare un tutorial e siccome io non sono un bravo insegnante, oggi con Manuel Lazzari come mettere un cross perfetto. Sei pronto a imparare? Ci proviamo. Diciamo che la prima cosa fondamentale è che devi, prima di crossare, devi guardare in mezzo l'area, perché non è che puoi mettere una palla a caso, perché magari una volta ti va bene e le altre 10 non la prende nessuno. Quindi è fondamentale, prima di crossare, qualcosa dell'occhio, guardare se c'è qualcuno in mezzo, se arriva qualcuno da dietro, e poi decidi come mettere la palla. Quindi non è che si crossa e si spera che qualcuno arrivi, devi guardare. Devi guardare assolutamente in mezzo all'area se c'è qualche tuo compagno, perché sennò non ha senso crossare la palla. Questa è un'altra, una delle cose che tra le più sottovalutate. Prima di mettere un cross bisogna guardare in mezzo, perché se non c'è nessuno, a chi crossiamo? Nel senso, non può andarci sempre bene che mettiamo un cross a caso e arriva qualcuno. Manu, eravamo entrambi piccoli quando Lotto lanciava la sua prima scarpa senza lacci. Non abbiamo avuto modo di provarla perché alla fine eravamo piccoli, però oggi torna. Oggi torna una scarpa senza lacci, la stai provando da qualche tempo, come ti trovi? Sì, è da un mesetto che se la sto provando, mi trovo molto bene, devo dire. Da quando sono piccolo ho iniziato a giocare a calcio, che uso scarpe con i lacci, quindi non sapevo nemmeno io come potessi trovarmi, però devo dire che la scarpa è perfetta, è leggera, è molto aderente al piede, quindi per ora è veramente fantastica. E tra l'altro di utilizzo in utilizzo cerca, comunque non si allarga troppo. Non si allarga e resta sempre uguale, quindi quello è un punto di forza secondo me. Secondo passo, più arrivi sul fondo, più la palla la devi mettere o dietro o la metti morbida sul secondo palo. Ok. Quindi se io sto crossando per esempio dalla tre quarti? Dalla tre quarti invece puoi mettere la palla tesa, forte, davanti alla linea difensiva, e quella lì è una palla molto pericolosa, diciamo. Ovviamente devi metterci molta forza e quella è una palla che per i difensori è difficile da calcolare. Quindi il secondo passo è questo: più arriviamo sul fondo, più la palla va messa dietro, anche perché è più facile che la linea difensiva sia schiacciata sulla porta, no? Esatto. E quindi c'è più spazio per chi entra da dietro, quindi è un passo molto importante. Mentre il cross va messo forte o morbido anche per questo senso qua, no? Esatto, sì. Quando arrivi sul fondo la metti morbida, proprio perché quelli che arrivano da dietro hanno più tempo per colpire la palla. Mm-hmm. Mentre più tesa se invece crossiamo. Mentre se crossi dalla tre quarti e la metti più tesa, perché i giocatori magari sono già dentro l'area. Perfetto. Questo campionato di Serie A ti sta vedendo lì in cima alla classifica assist. Cosa significa per te? Insomma, è qualcosa che hai allenato negli anni e che comunque hai comunque raggiunto un livello alto solo quest'anno, ma perché comunque hai lavorato con costanza, o possiamo dire che è fortuna? No, per me, diciamo che per me significa molto, perché in tutti questi anni magari facevo delle buone partite, però a fine anno, se andavi a vedere il mio curriculum, gol, assist, ne avevo veramente pochi. Quest'anno ho già fatto 8-9 assist, quindi per me è veramente una rarità, però penso di essere migliorato molto in questi anni, di essermi messo lì, ho lavorato molto e quindi sono molto soddisfatto, perché è una cosa che ti aiuta a crescere e spero di continuare così. Tra l'altro tanti che ti hanno al fantacalcio saranno contenti di queste statistiche, sì. Ma al fantacalcio ti mettono centrocampista. Tu ti consideri un centrocampista o un difensore? E diciamo che con il modulo della SPAL che gioco il 3-5-2 non si capisce bene se sono un centrocampista o un difensore. Devi farti tutta la fase. Però io sinceramente mi vedo più come difensore, quindi anche se un giorno la SPAL dovesse cambiare modulo, passare con quattro difensori, io mi vedo come terzino e non come attaccante d'attacco. Anche perché poi in nazionale comunque hai giocato in quel ruolo lì, esatto. Nessun problema. Esatto, sì, non è normale che sono 4-5 anni che gioco con questo modulo, però se dovessi passare una difesa 4 è normale che ci devi lavorare, però non penso che ci siano delle grandi difficoltà. Ecco, l'arrivo in nazionale cosa ha significato per te? L'arrivo in nazionale sicuramente è stato il giorno più bello della mia vita fino ad ora, perché è un'emozione incredibile. Io che da piccolo guardavo gli europei, i mondiali dal divano di casa, cantavo l'inno, poi mi sono ritrovato lì in mezzo al campo a cantarlo, è stato qualcosa di unico e spero di tornarci.
Questi sono quindi i passi che sono fondamentali per un esterno che deve mettere un cross perfetto per i propri compagni. Io ci ho provato e sicuramente i risultati non saranno gli stessi che ha raggiunto Manuel quest'anno e che sono sicuro raggiungerà anche nei prossimi anni. Quindi i passi fondamentali sono questi: guardare sempre al centro, perché bisogna capire se ci sono compagni pronti a colpire. Più a fondo si arriva, più si deve mettere dietro il pallone, e anche più a fondo si arriva, magari anche un pallone più morbido, perché il nostro compagno ha più tempo di metterla in mezzo. Mettetelo in pratica e fatemi sapere come va. Se non siete iscritti al canale, ricordatevi di iscrivetevi. Un grazie a Manuel Lazzari per questo tutorial, e noi ci vediamo alla prossima.